Assessore, si firma oggi un'importante convenzione con l'Agenzia delle Entrate. Ci può spiegare in cosa consiste? Sì, assolutamente una convenzione importante, questo accordo tra l'Agenzia delle Entrate e la Regione per gestire al meglio le entrate IRAP e le addizionali IRPEF, perché oggi è importante fare una politica delle entrate assolutamente puntuale, conoscere bene le situazioni, perché oggi ogni ente si regge sulle risorse che arrivano dal territorio e quindi vogliamo avere conoscenza precisa delle varie vicende, perché per noi è importante poter intervenire anche nella riduzione delle imposte, ma sapendo che cosa si va a ridurre e nei confronti di chi si vanno a ridurre le imposte. Quindi questa collaborazione è assolutamente fondamentale per noi, anche perché ci permetterà di avere risorse immediatamente che passeranno la nostra tesoreria regionale rispetto al passaggio intermedio che c'era prima della tesoreria nazionale. Poi c'è un'altra considerazione da fare: noi all'Aquila per il terremoto abbiamo tante aziende che non hanno sede in Abruzzo, che lavorano in questa regione, che dovrebbero pagare l'IRAP in questa regione. Oggi non avviene, invece con i controlli puntuali che andremo a fare attraverso l'Agenzia delle Entrate, a cui daremo immediatamente questo compito specifico, potremo verificare effettivamente chi lavora nella nostra regione, che deve pagare l'IRAP nella nostra regione anche se poi ha sede in altre regioni. È importante questo perché ci permetterà di gestire al meglio le entrate che avremo, e oggi una gestione puntuale delle entrate permette anche di ridurre le tasse, ma soprattutto permette di gestire al meglio le risorse che dovranno essere utilizzate per i servizi ai cittadini. Ecco, nel campo dell'evasione fiscale, contrasto all'evasione fiscale, quali vantaggi si potranno avere? È un altro elemento importantissimo, perché noi avremo la conoscenza puntuale di tutte le situazioni che si verificheranno sul nostro territorio, che in passato erano gestite e possedute direttamente dall'Agenzia delle Entrate e che invece adesso saranno immediatamente trasferite alla Regione. Quindi avremo la possibilità di conoscere in tempo reale tutte le vicende fiscali dei contribuenti abruzzesi, e con questo ci potremo regolare per fare una più precisa e puntuale lotta all'evasione, che è altrettanto fondamentale sempre per la riduzione delle imposte nei confronti di chi le paga effettivamente. Direttore, ci può spiegare nel dettaglio questa convenzione che state firmando oggi con la Regione Abruzzo? È un momento importante e il più alto di collaborazione fra l'Agenzia e la Regione, l'ente locale. È importante, perché in questo modo la Regione avrà contezza in tempi ristrettissimi del flusso IRAP che potrà gestire come risorse aggiuntive nella propria Regione. In assenza di convenzione l'Agenzia comunque procede alla riscossione, all'accertamento dell'imposta, però viene versato il riscosso in un conto nazionale, e che poi provvederà ad attribuire alle singole regioni il relativo gettito. In questo modo è un flusso diretto, noi accertiamo la maggiore imposta, riscuotiamo la maggiore imposta e viene versata direttamente sul conto della regione. Quindi è una strada più breve, più diretta, che porta a anche penso alla Regione ad avere contezza più immediata di quello che è il flusso economico sul quale può contare. Avete parlato proprio di contrasto all'evasione fiscale, ecco, ci può spiegare meglio? Ma noi siamo impegnati su due fronti: uno è quello della tax compliance, che spinge il contribuente a versare spontaneamente le imposte, e l'altro, quello più tristemente famoso sarei dire, del contrasto all'evasione. Qui in Abruzzo c'è molto da lavorare, abbiamo ideato dei percorsi di contrasto all'evasione innovativi, stiamo cercando vie alternative all'evasione, quindi l'anno scorso abbiamo ottenuto un ottimo risultato, così come per l'IRAP abbiamo incassato svariati milioni di euro che poi chiaramente saranno riversati per il tramite del circuito a cui accennavo prima alla Regione Abruzzo. C'è molto da lavorare sicuramente, e dobbiamo tener conto, e lo stiamo facendo, della realtà aquilana e per Aquilano
Milano intendo tutta la zona del cratere, che proprio per gli anni per i quali noi adesso stiamo attivando gli accertamenti, mi riferisco al 2009, sicuramente è una zona off limits per la maggior parte delle attività, però per sul resto della regione si va bene. Sentiamo, avvertiamo molto anche noi la crisi, molte aziende hanno difficoltà nei pagamenti, per cui sempre più chiedono forme di pagamento rateizzate, fanno sempre maggior ricorso ad istituti quali articolo 182 bis, ter, cioè a forme di transazione fiscale fra noi e loro. Questo è sintomatico di uno stato di difficoltà non solo finanziaria ma anche economica della realtà abruzzese, ma del resto è nazionale.